Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E questa puntata cominciamo davvero bene, perché andiamo a incontrare un'attrice di grande fascino e che ha fatto un grosso percorso negli ultimi anni. Infatti tra poco si racconterà come attrice, ma anche come donna e come madre. Sto parlando di Letizia Castà. Intanto, lei parla benissimo italiano, probabilmente lo sapete, ha una bisnonna italiana e poi ha due figli con Stefano Accorsi. Nella storia che stiamo per raccontare, che si intitola Una storia nera, ma in realtà si potrebbe intitolare Una storia vera, è una donna che ha subito per anni violenza domestica in casa. Suo marito torna per partecipare al compleanno dei figli e succede qualcosa, quest'uomo scompare. Ma che cosa è successo davvero? Come sono andate davvero le cose? Una vicenda, un tema, una storia che in qualche modo può riguardare tante donne, ma io direi anche tante famiglie, e che ci dimostra anche il percorso che ha fatto Letizia Castà, come ci racconta in questa intervista, da modella ad attrice, senza mai perdere il suo fascino. Guardate. Adesso il tuo rapporto con il cinema qual è? Per esempio, in questo film tu accetti anche di sembrare, sei sempre bellissima, però di sembrare insomma un po' più sofferente come la parte richiede, perché sei un'attrice, no? E quindi ovviamente ci sono tanti momenti drammatici, quindi vorrei sapere insomma com'è il tuo rapporto con questo lavoro in questo momento. Guarda, ho tanti anni dove ho fatto la modella e ho provato abbastanza tutta la cosa molto più superficiale, questa cosa, il fatto del cinema per me è una cosa molto profonda, dove si può parlare delle cose interessanti della vita, e va, questa cosa va au-delà della cosa fisica, cioè quando la scena c'è, dove ti trasformare perché è giusto per la scena, perché racconta qualcosa di molto più profondo. Per me non penso a queste cose, cioè vado, mi butto. Certo, perché il cinema è un luogo poi tra l'altro dove mettersi in gioco, no? Ma ho sbagliato. Grazie. Carla, posso dare un bacio a Mara per la buonanotte? Un minuto. Che cosa potevo fare? Ho detto di sì perché sembrava così sereno. Ti sei mai trovata a confrontarti, magari non tu, ma con una tua amica, con una tua conoscente, con qualcuno? Immagino di sì, no? Perché parlava con amici e diciamo su 5 donne, 4 hanno subito violenza fisica o... Sì, è pazzesco. Questo è molto triste da dire, ma è una realtà. Mi sono innamorata di lui perché era un uomo meraviglioso. Pensavo di poterlo gestire. Voglio vederli di più. Non solamente la giustizia generale, dobbiamo essere più attenti, più anche con la polizia, quando le donne vanno a vedere la polizia, avere una possibilità psicologica di, con le psicologo, di essere qui subito con la donna per aiutarla. Certo. Cioè, questo sarebbe bello, anche per gli uomini violenti, d'avere aiuto, anche nel senso di capire il fatto che sono andati troppo velocissimo. Sì. Prima regola, non reagire. Allora, la prima cosa è non reagire, per dire come? Perché il fatto che se tu reagisci subito escita la violenza. Seconda regola, fingi che sia tutto normale. Poi, pensare che è normale, ma come si fa a pensare che è normale? No, il fatto di non reagire e non provocare la violenza dell'altro, calmarlo, non si muovere, non avere una parola che fa che escita l'altro in fronte, è come essere un samurai.
Terza regola. Scappa. Tu uno che ti ha picchiato per tutta la vita lo fai salire in casa tua di notte. Però, samurai che scappa, perché la terza regola è scappa. Sì, assolutamente. Per salvare la vita. Quando puoi scappare, questo è il punto. In un processo non è così importante cosa è vero o cosa è falso. Anche perché poi c'è il tema anche dei figli, no? Questa storia lo racconta bene. Tu da mamma come la vedi questa cosa? Perché questi figli comunque si trovano ad assistere, no? Cose pazzesche. Questa cosa è una cosa terribile per le madri, perché sono pieni di culpabilità del fatto che le figli sono lì da subire. Penso che il punto questo di fare che la donna accetta troppo per proteggere i figli. Per proteggerli, certo. Rapporto invece con l'Italia, perché alla fine tu ce l'hai, perché c'è tua nonna, no? Quindi ce l'avevi già da prima, poi insomma, perché da casa si domandano sempre com'è che parli così bene italiano, insomma. Ma sì, ma sai che anche c'era la bisnonna, tante cose, ma anche il fatto che mi sono trovato bene con questo paese, mi sono sei devolta, è come se forse una vita davanti, ecco, già vissuto, c'è qualcosa, una storia d'amore, è così. Certo, anche un po' con il nostro cinema, perché qualche volta hai lavorato, quindi poi ti piace? Sì. Mi piace il cinema italiano, l'ho visto tanto film italiani e io ho molto ammirazione per il cinema. Voglio vederle di più. Certo. Come avrebbe reagito una donna tanti anni fa e poi a che punto siamo? Perché verrebbe a dire che insomma forse tanto avanti non siamo andati. Ho fatto recentemente al teatro una giornata particolare, sì. E ho interpretato Antonietta e sai, ho pensato a questo momento, le cose non hanno così cambiato, nel senso che adesso le donne c'è il lavoro in più. E le figlie in più, cioè avanti le donne stava a casa, che sta già una situazione difficile, ma adesso c'è il lavoro in più, hanno tanto dal stress de comment dire porter le quotidien, per sopportare. Portare il quotidiano, sì. È un peso terribile per le donne, e anche non sono piegate abbastanza come gli uomini. Tutto questo devi cambiare. Come può anche dire che in qualche modo lo amava ancora? Voi sapete perfettamente quello che pensate? Quello che volete? Non è che dobbiamo guardare uomini come dei mostri, dobbiamo capire il male della società. Che cosa fa che gli uomini si ritrovano dentro questa violenza? L'educazione, a scuola dobbiamo parlare di questa cosa, dobbiamo anche alle figli, come si educa le figli, tutto questo siamo tutti responsabili. E allora grazie a Letizia Castà, grazie per la sincerità con cui si è raccontata. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate là perché andremo subito dopo al Festival di Cannes, sulla Monte dei Marci, a incontrare le star, le superstar, ma anche insomma a conoscere i film di questa edizione del festival più importante del mondo. Ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte. Bentornati, adesso siete pronti perché andiamo al Festival di Cannes, è davvero il festival più importante del mondo, è iniziato da alcuni giorni e già ne sono successe di cose. Intanto un'apertura pazzesca con Meryl Streep che ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera, un momento molto commovente, emozionante, l'ha ricevuta da Juliette Binoche, tantissimi film in concorso, c'è il nuovo film di Coppola, ne parleremo tra poco, ci sarà anche Paolo Sorrentino nei prossimi giorni con il film Partenope, ma insomma, diciamo, anche l'edizione di quest'anno è un'edizione in qualche modo in bilico
unisco tra innovazione e tradizione. Quello che non cambia è sicuramente la mitica Montée des Marches, cioè il tappeto rosso, quello che ha attraversato tutte le sere dalle star, dalle superstar, ma non solo. Però non è soltanto un momento glamour, è un momento in cui ci si tira a lucido per festeggiare quello che conta davvero, cioè il cinema. E tra le star che hanno attraversato il tappeto rosso c'è anche Francis Ford Coppola. Allora, tra poco parleremo del suo nuovo film, ma adesso facciamo un salto indietro nel tempo di 50 anni. Andiamo nel 1974, perché nel 1974 Coppola firmava due film indimenticabili, Il Padrino parte seconda e, pensate, nello stesso anno La Conversazione. Il Padrino parte seconda vinse 6 Oscar, tra cui quello per il miglior film, per la regia e per l'attore non protagonista Robert De Niro, che tra l'altro per questo ruolo vinse il suo primo Oscar prima ancora di Toro Scatenato. Per il ruolo di Don Vito Corleone, pensate, si recò prima dell'inizio delle riprese in Sicilia per imparare alla perfezione il siciliano. Allora, riscopriamo un momento di questo film. E per chi la mo pagare? Vedo, ci pensiamo ne auci. Ah sì, ma io è solo, noi ci siamo tre. E io è armato e noi ci siamo armati. Perciò, per chi ci ha la mandare a Vigio a non ci sarà monete. Tu non capisci. Chi sono lo so quartiere? Eh sì, ma io conosco lui Casino Rioco e un girone non niente a Fanucci. E quest'anno torna al Festival di Cannes Francis Ford Coppola con un film attesissimo, forse il film di cui si è parlato di più in questi giorni, che si intitola Megalopolis. Allora, è un progetto che Coppola ha inseguito a lungo per 45 anni, praticamente dalla Palma d'Oro per Apocalypse Now. Alto budget, 120 milioni di dollari che il regista ha faticato a trovare, infatti ha dovuto investire anche personalmente per realizzare questa sua visione di cinema. Al centro di questa storia c'è una città che viene distrutta e poi ricostruita e si confrontano due personaggi, un architetto interpretato da Adam Driver e il sindaco di questa città che è invece interpretato da Giancarlo Esposito. Un film, come ha detto lo stesso Coppola, che racconta la storia di un uomo che ha una visione precisa
del futuro, come ci mostrano queste immagini che svelano proprio la visione precisa che ha anche oggi Coppola del cinema. Guardate. Ladies and gentlemen and children of all ages, welcome. Is this society? Is this way we're living the only one that's available to us? E a Cannes naturalmente ci sono anche gli italiani. Noi aspettiamo Paolo Sorrentino, che passerà la prossima settimana in concorso con Partenope. Andremo a Cannes, incontreremo per voi il regista e i protagonisti del film. Ma intanto a Cannes in questi giorni si è fatto notare nella sezione Un certain regard, quella dedicata ai linguaggi sperimentali, Roberto Minervini con il suo film I dannati. Non vi spaventate, perché è un film che parla di guerra, che è un tema molto attuale anche oggi, anche se questa storia è ambientata durante la guerra di secessione. E poi parla di giovani, delle loro attese, delle loro paure, ma anche delle loro speranze. Le provviste scarseggiano. Forse ci sarà uno scontro vicino al passo della Gloriette. Questa volta Roberto Minervini, italianissimo di fermo ma che da tempo vive e lavora negli Stati Uniti, ci porta nel terreno della finzione, ma continua a lavorare sul piano del racconto della realtà. Quanti anni hai? 16. Hai mai sparato? Sì. E a che sparavi? Conigli. Siamo in una terra di mezzo, un tempo di attesa durante la guerra di secessione. Un gruppo di giovani soldati, molti dei quali si sono arruolati per necessità, è chiamato a presidiare una terra inesplorata di confine. Dobbiamo resistere. I nostri ci raggiungeranno. Senti, Petti Rossi. Un tempo si diceva, se canta il Petti Rosso andrà tutto bene. Il film racconta questo tempo sospeso, le loro storie, l'amicizia, i momenti di paura, persino quelli di preghiera, finché l'attacco arriva. Il film di Minervini, che a Cannes si era fatto apprezzare nel 2015, sempre nella sezione Un certain regard, con Louisiana, un docufilm che raccontava le vite degli homeless e dei senza fissa dimora nello stato omonimo, è fatto di niente, eppure contiene tutto. Una caratteristica che al cinema non capita spesso di vedere. Non mi sono neanche reso conto che il colpo partiva. È successo, basta. E dalla Francia adesso andiamo negli Stati Uniti. Lo sapete che a Los Angeles c'è un museo creato da Renzo Piano che ospita migliaia di pezzi che esaltano la passione per il cinema. Ce lo racconta il boss, il grande capo, il presidente dell'Academy, Bill Kramer, ed è stato un piacere e anche un po' una sorpresa incontrarlo nei giorni scorsi a Roma, anche perché l'Academy non organizza soltanto l'Oscar, ma fa molto molto di più. People know us best for the Oscars, for the Academy Awards. Le persone ci conoscono soprattutto per gli Oscar, ma abbiamo programmi 365 giorni l'anno. Educhiamo i giovani allo studio del cinema, a diventare filmmaker. Abbiamo la più grande collezione di oggetti di cinema del mondo, 23 milioni di pezzi. Preserviamo la memoria globale del cinema. Alla fine condividiamo attraverso la forza dei nostri marchi la responsabilità di far crescere e sviluppare il cinema e anche in qualche maniera di essere ponti tra paesi e tra generazioni. Qual è il momento più bello di tutte queste edizioni? Magari è una domanda troppo banale, ma che vuole condividere con il pubblico. One that comes to mind that's very much tied
Mi viene in mente, in linea con il nostro obiettivo di essere sempre più globali, l'Oscar andato nel 2020 al film Parasite. And the Oscar goes to Parasite. And that was a signal to the world. Davvero un premio al cinema internazionale, capace al tempo stesso di attraversare diverse culture e categorie dell'Academy. Faccio la domanda anche a te, Nicola, invece io ricordi di E.T., di altre cose di quando eravamo ragazzi. Qual è il momento per te? Ma io credo che per un italiano la passeggiata di Roberto Benigni dopo che Sofia Loren raggiungere il palco è qualcosa che crea una connessione emotiva con la notte degli Oscar indimenticabile. Roberto! And I will say one of my recent favorite. E allora direi che uno dei momenti preferiti, non della notte degli Oscar, è stata la serata di apertura del nostro museo con Sofia Loren, icona del cinema internazionale. È stato incredibile portarla all'interno di un luogo che rivela la nostra visione di cinema e la nostra eredità. Ci sono produzioni internazionali che si girano a Cinecittà e film italiani ed europei che vengono realizzati in America. Davvero i confini del mondo, almeno in termini cinematografici, sono stati abbattuti. Maggio non è soltanto il mese del Festival di Cannes, ma è anche il mese mariano, il mese delle rose e sempre più il mese delle spose. E allora adesso noi nel nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi torniamo indietro nel tempo a riscoprire le sequenze di matrimoni più celebri del cinema di ieri. Insomma, noi ne abbiamo scelte alcune, ve le ricordate o non ve le ricordate? Nel dubbio ci facciamo un ripassino, eccole qua. E vissero felici e contenti, anche quando al matrimonio la sposa ci è arrivata con un occhio nero, come Ginger Rogers in Girandola, film del 1938 in cui è la protagonista di un tira e molla sentimentale. A volte non è amore, ma matrimonio di convenienza, come quello di Roland Bacall in Come sposare un milionario. La sposa però sull'altare si rende conto di essere troppo innamorata del suo Tom per sposare e ferire l'anziano ricco vedovo che aveva accalappiato e finge un malessere prima del fatidico sì. Co-star della Bacall nel film era Marilyn Monroe, che ritroviamo accanto a Joan Crawford in Un diamante della cinematografia, Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks. Loro sono due ballerine americane molto amiche ma diverse fra loro e le loro avventure si concludono in un doppio matrimonio sulla nave. Splendida Brigitte Bardot nel film Piace a troppi. È il film che lancia il mito della Bardot in tutto il mondo. Con lei diventano popolari anche il protagonista maschile Jean-Louis Trintignant e il regista Roger Vadim che l'aveva sposata. Juliette Christian Hardy, vuoi prendere come legittimo sposo Michel André Marie Tardier qui presente secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Stringetevi la mano destra.
Ego coniungo vostro in matrimonio in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In Un marito per Cinzia, Sophia Loren viene assunta come governante perché piace ai figli del vedovo Cary Grant, ma in realtà tra loro due è già scoccata la scintilla d'amore che sfocerà in matrimonio, proprio come nella realtà, visto che i due attori hanno vissuto una storia d'amore prima che la Loren sposasse Ponti. E ritroviamo un'indimenticabile Loren in un grande classico della commedia all'italiana, Matrimonio all'italiana, dove per garantire un avvenire e un cognome ai suoi tre figli finge la morte per farsi sposare in extremis. E tu, Filumena Marturano, vuoi prendere per legittimo sposo il qui presente Domenico Soriano, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Tra i momenti delle nozze del cinema più toccanti, quello in cui Julie Andrews, nel famoso Tutti insieme appassionatamente, cammina da sola all'altare dopo che le suore le hanno dato la loro benedizione e la reverenda madre le fa un cenno da dietro la ringhiera. E per finire, qualcosa che non siamo certi sia mai davvero successo nella realtà, ma il cinema sì. Un matrimonio che viene interrotto prima del sì lo voglio e la fuga con la persona amata. Quello del laureato con protagonista Dustin Hoffman è uno dei migliori finali di tutta la storia del cinema. Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e anche tutti i contenuti di TV 2000 e della nostra radio In Blu 2000 sull'app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.